Ma la settimana è andata bene, cioè a livello mentale comunque quando vieni da una vittoria sicuramente lavori con un entusiasmo diverso, anche se il nostro obiettivo deve essere sempre lo stesso riguardo all'allenamento. Devo dire che i ragazzi lavorano tanto, sono attenti, sappiamo benissimo che andiamo a affrontare una squadra organizzata come la Spezia e ci siamo preparati per fare una prestazione nelle due fasi ottima. Anche lo Spezia si è ulteriormente rinforzato, forse sono le due squadre insieme al Bari e al Benevento, Ternana, Spezia, Bari e Benevento si sono rinforzate Il sul Frosinone. mercato. E il Frosinone è giusto. Ma Ripartirà poi sempre dal 4-3 e poi deciderà. sì, 4-3, partiremo col 4-3 e poi abbiamo provato varie soluzioni in avanti e cerchiamo di mettere in difficoltà lo Spezia sulle nostre situazioni di gioco. Noi domani dobbiamo fare una partita perfetta nelle due fasi perché comunque individualmente hanno giocatori come Piccolo, come Baez, come Fabbrini, come Noce e Giannetti che sono giocatori importanti, hanno grandissima fisicità a metà campo come Aresti, Pulsetti, Oshaldone e Diogovic, un giocatore che hanno preso questa settimana, e fisicità e gamba dietro, no? Perché sia De Cordo, Valentini che terzo non c'è, giocherà su penso sicuramente Datkovic è migliore a sinistra, sono giocatori che comunque di grande qualità, noi dobbiamo fare una partita attenta, come ho detto prima, sulle due fasi. Sabato scorso 4-3-2-1 e c'era Monachello. Stavolta Monachello è indisponibile. In base alle caratteristiche della prima punta si potrebbe cambiare o resterà sempre 4-3-2-1? Ma noi dobbiamo avere un equilibrio di gioco. Le nostre uscite, se sono laterale, difendiamo in un modo con gli attaccanti, se sono centrali, difendiamo in un altro modo. I miei due attaccanti spesso li voglio vicino, i due esterni, vicino alla prima punta e ti diventa una sorta di 4-3-2-1. Però noi nei 20 metri avversari giochiamo nel discorso difensivo in base a dove la palla, perché comunque lì dobbiamo cercare, avendo l'ampiezza, perché lo Spezia rispetto alla Cittadella oggi ha l'ampiezza perché gioca con un sistema di gioco diverso, dobbiamo cercare di occupare la zona debole, nel senso che quando andiamo ad attaccare nella zona forte, tipo zona palla, dobbiamo stare attenti sul cambio gioco dall'altra parte e abbiamo preparato una situazione diversa. Infatti darò qui un esempio, Spezia Latina sicuramente sarà molto impegnativa per voi, sicuramente l'avrete visto la partita, lo Spezia ha giocato nel primo tempo molto con molta fisicità e Latina ha subito per tutto il primo tempo e il secondo tempo, complice anche lì, vabbè, c'era stata l'espulsione, è riuscita quasi a rimettere in sesto la partita, quindi uno Spezia da due volti che potrebbe essere anche utile per il gioco della Paternana. Ma io dico che noi dobbiamo sempre affrontare la partita con l'intensità giusta, con l'attenzione giusta, con la concentrazione giusta, cioè ogni partita ha una storia a sé. Lo Spezia è una squadra che fisicamente è una squadra forte, fisicamente e qualitativamente ha giocatori importanti, non ci possiamo permettere di giocare a basso ritmo, perché se pensiamo di giocare a basso ritmo contro una squadra fisica e qualitativamente forte come lo Spezia, fai fatica. Noi dobbiamo cercare sempre di tenere i ritmi alti col giusto equilibrio, perché questa è una squadra che, come abbiamo visto con Latina, in 20 minuti hanno finalizzato le due occasioni. Sono giocatori importanti. Noi dobbiamo pensare allo Spezia, ma dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Noi dobbiamo essere concentrati su quello che abbiamo fatto, su quello che abbiamo provato, sulle situazioni che abbiamo messo dentro e andiamo a Spezia per fare la partita nostra rispettando l'avversario ma sapendo che ce la possiamo giocare alla pari, questo sicuramente. Mister, cosa chiede la squadra? Quali certezze, quali conferme, continuità di risultato, progressi? La squadra chiede sempre lo stesso atteggiamento, non dobbiamo mai sbagliare l'atteggiamento deve essere quello
quello giusto, cioè attraverso l'atteggiamento riesce ad ottenere dei risultati. Quello non deve mai assolutamente mancare, poi è normale che il risultato positivo ti permette di stare meglio, di lavorare in un certo modo, di vedere la classifica diversa. Noi non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento. Il mio concetto è quello. Siamo oggi sabato scorso Cittadella, domani Spezia, noi dobbiamo andare sempre in campo con le nostre idee, con l'atteggiamento giusto, con l'equilibrio giusto, bisogna mantenere sempre giusto equilibrio indipendentemente dal risultato, e questo deve essere la nostra forza. Essere il lavoro sulle palle inattive, abbiamo commentato bene, anche perché l'anno scorso la Ternana segnò Caloglio sulla palla inattiva, perché si trova in marcatura, purtroppo Signorelli adesso milita con la Spezia e non gioca chiaramente lì. Per evidenti motivi che io non so e che non mi interessa, e fu gol indecisa la partita tra Ternana, non c'era recuperato. Non dobbiamo certamente insegnare niente a lei, no. Però è un ricordo, un consiglio che sicuramente mi dà e io lo recepisco, ma l'80% delle partite, l'ho detto la scorsa settimana, si risolvono su palle inattive. Noi dobbiamo avere anche lì la massima attenzione, perché comunque lo Spezia ha giocatori fisici, l'ho detto prima, come Valentini, come Datkovic, come Pulsetti, come Djokovic, come Giannetti, Granoce, cioè lì ci vuole la massima attenzione, perché comunque hanno grandissima fisicità indipendentemente dalla situazione dell'anno scorso, ecco. L'abbiamo preparata, poi bisogna, lì è una situazione anche di duelli, no? Nel momento in cui ci sono le marcature non la prendo io e non la prendi neanche tu, cioè lì deve essere una lotta, un duello importante anche sul discorso contrasto e di attenzione. Di acqua fresca e rossi, pensi di inserirli gradualmente, visto che sono le loro soglie, hanno 3-2 allenamenti. Sono a disposizione, sono giocatori che comunque si sono sempre allenati, perché acqua fresca, anche se era per 6 mesi, se non erro, si è allenato con la primavera, mentre Rossi era in rosa lì a Brescia, ha giocato poco, ma comunque si è sempre allenato. Sono giocatori allenati, è normale che la partita, ti puoi allenare quanto vuoi, ma con la partita ti è diversa, se non hai giocato comunque un po' di fatica ce l'hai, ma penso che comunque i ragazzi siano al 70%. Ecco. Gli indisponibili chi sono? Abbiamo Di Gennaro. Ah, ecco. Sì. Non è indisponibile, ha fatto 2 allenamenti, ho preferito questo momento. Quindi non sarà convocato? No. E basta. Di Livio resta a casa e sto Di Livio, ne porto 21 con i 3 portieri. Di Livio a casa, scelta tecnica chiaramente, sì, dipendente o indipendente dal fatto che lui non abbia accettato il trasferimento. Ha fatto una domanda l'altro giorno al direttore, adesso la giro a lei. Ma io penso che di fronte a un essere umano va trattato come tutti, cioè nel senso che una scelta tecnica, ma non è per questo che non viene convocato. Bisogna avere il massimo rispetto in questo caso qui del ragazzo, perché comunque è un ragazzo che fa parte della Ternana, gioca gioca per la Ternana, e noi dobbiamo far sì di metterlo nelle migliori condizioni. In questo momento qui è una scelta che ho fatto, ma sicuramente ci servirà col tempo anche di Livio, ecco. Quindi, mister, sulla base di un abbrivio di quello che è stato appena detto, quando finalmente Lukaku tornerà a disposizione, verrà preso eventualmente in considerazione? Ma guardi, io ragazzo sinceramente con me non si è mai allenato, tutti vengono presi in considerazione, senza dimenticare che oggi abbiamo 7 attaccanti, ok, e dobbiamo essere bravi a gestirli tutti e 7, no? Perché comunque sappiamo benissimo che anche in allenamento giochi 11 contro 11 e non puoi giocare 12 contro 11, e per forza di cose vanno gestiti in un modo diverso.
devono accettare la situazione e devono far sì che al momento in cui vengono chiamati in causa devono dare il massimo. Ho detto la scorsa settimana, l'allenatore, i giocatori, i dirigenti passano, ma la carnana resta e noi dobbiamo dare sempre il 100% per la maglia che indossiamo. Sotto questo aspetto avrebbe preferito 1/2 attaccanti in rosa di meno e magari 1/2 giocatori in più in altri ruoli, da un mercato comunque positivo. Sotto questo aspetto, l'ho detto anche la scorsa settimana, sono contento dei giocatori che ho. Se ne fossero arrivati meno, allenavo la rosa nel numero meno, se ne sono di più alleno tutti allo stesso modo. Io devo cercare di mettere in condizione tutti i giocatori di esprimersi al massimo, cioè indipendentemente dai 24, 25, 26. Ieri è venuto il ragazzo della primavera, Dorsi, e due giorni di allenamento con noi, è stato trattato come tutti gli altri, perché qui non c'è, non dobbiamo pensare che c'è, anche se ci sono giocatori che hanno fatto la Serie A, hanno giocato a livelli importanti, ci vuole il massimo rispetto, ma dobbiamo ragionare tutti con un'unica testa e non con tanti pensieri diversi. Il giocatore della prima, il ragazzo della primavera è uguale ai giocatori che abbiamo in rosa, esperti anche. Lo aggrega spesso alla prima squadra, vede in lui magari un ragazzo su cui puntare, da valorizzare, da coltivare un po'. Ma io penso che noi dobbiamo essere bravi anche a guardare oltre, cioè nel senso, la Ternana ha un settore giovanile ed è giusto che a rotazione spesso arrivino giocatori della primavera e si valutano, è normale che anche loro li dobbiamo mettere in condizione, in un contesto giusto per migliorare, perché comunque due giorni, un giorno di allenamento a settimana con la prima squadra, penso che sia anche per loro un motivo di crescita. A questo proposito, Flavioni si è allenato con la primavera in questi giorni, è stato riaggregato in tanto stato della primavera? In questo momento qui, adesso per coppie non si poteva fare diversamente, sì, ho preferito mandare Flavioni con la primavera, perché comunque serve la primavera, perché comunque si allena anche bene, con intensità giusta, però Flavioni fa parte del contesto nostro e quando serve verrà chiamato in causa. Una curiosità, Palombi è stato un giocatore inamovibile avanti, per farlo, lo è diventato con Carbone, adesso ovviamente la scelta, ci sono 7 attaccanti, quindi c'è più scelta da parte sua. Ci saranno le possibilità anche che Palombi giocherà, visto quello che è riuscito a dare in questi mesi? Guardi, Palombi a me mi sta dando grande soddisfazione, un ragazzo che qualitativamente, per il mio modo di vedere calcio, a margine di crescita importanti, un giocatore mentalizzato, un giocatore professionista vero. In questo momento qui si fanno delle scelte e, come ho detto prima, per forza di cose qualcuno deve rimanere fuori, ma non resta fuori a Palombi perché è il ragazzo o è più giovane, assolutamente no. Verrà preso sicuramente, per noi Palombi è un giocatore importante, un giocatore che indipendentemente dal fatto che può giocare titolare o a partita in corso, sono convinto che questo ragazzo qui ci possa fare la differenza, e su Palombi possiamo puntare, questo è fuori discussione, anche perché in allenamenti il ragazzo sta facendo delle cose straordinarie, ci sarà spazio sicuramente anche per lui, perché un giocatore così, se fa vedere quello che fa in allenamento, sono un pazzo, lo potrebbe tenere fuori. Molto bene anche la mia in settimana, sbaglio, sei più positivi, finalizzazione, coinvolgimento nel gioco, l'impressione mia o... Il discorso delle convocazioni che mi dimenticavo, non l'ho appuntato, quindi c'è anche la Domina che era infortunata a giocare con la primavera. Sulla domanda, sì, la Domina è un giocatore di vive per il gol, cattivo, un giocatore che... Un giocatore forte, un ragazzo forte, un giocatore forte, forte mentalmente, no? Viene anche da una società importante, dove anche si è allenato spesso con la prima squadra, con giocatori importanti. L'infortunio l'ha frenato un po', però è un giocatore che servirà sicuramente anche,
se serve a noi sicuramente. Mister, vorrei tornare un attimo, onde chiarire anche l'idea proprio sul piano numerico alla gente che ascolta quella conferenza stampa, no? Si parlava del discorso di Flavioni e in precedenza di Corsi, quindi se i conteggi non sono sbagliati, in questo momento la rossa comprende 27 elementi, ma se ho ben capito ci sono Flavioni e Dorsi in primis ed eventualmente altri in primavera che a rotazione possono essere aggregati con gli allenamenti, quindi 27 più alcuni giovani, è così? Sì. Perfetto. E un'altra domanda invece rispetto agli indisponibili, in ottica derby, Di Gennaro e Lavumina potrebbero essere convocabili o è una valutazione da fare in itinere? Sappiamo benissimo che il derby è una partita importante, il mio pensiero è a domani. Di Gennaro e Lavumina spero che recuperino presto perché sono giocatori importanti per noi. Noi dobbiamo portare tutti alla perfezione. In questo momento qui Lavumina rientra da un infortunio dove si è allenato questa settimana con noi ed è giusto che vada a giocare con la primavera per mettere benzina nelle gambe, per fare minutaggio. E per quanto riguarda Di Gennaro, che ho avuto due giorni, spero di recuperarlo presto perché sappiamo benissimo la qualità di Gennaro è quello che ci potrebbe dare. Monachello ha un problema fisico e si sta curando, la prossima settimana molto probabilmente rientrerà in organico. Invece tempi più lunghi per Coppola oppure no? Manu ha l'esame di controllo, dicono che la prossima settimana potrebbe iniziare gradualmente. Mi state facendo fare anche il dottore. No, perché facendo un po' di conteggi, rosa 27, però siamo un po' stretti con le convocazioni per questa partita di Spezia. A lei le piacciono i vari conti? Sì. No, non è il discorso, è in questo senso. Per avere un quadro completo numerico. Non capisco. Io dico solo che io ho una rosa di 27 giocatori, compreso Flavioni, compreso il discorso del più Flavione e più i ragazzi della primavera. E noi settimana per settimana facciamo delle valutazioni, speriamo che stanno sempre tutti bene. Si allena chi sta bene, cioè chi non sta bene sta fuori, e se un mio giocatore non si allena tre giorni non può essere preso in considerazione, perché sennò... C'è bisogno di gente al top, ma soprattutto c'è bisogno di recupero, no? Perché nel momento in cui resti fermo perché è un infortunio o un problema fisico, se stai fermo lunedì, martedì e mercoledì, oppure martedì, mercoledì e giovedì, non lo sanno, cioè non è che se un giocatore sale un giorno solo... Non è disponibile, cioè. Mister, al proposito di giocare al top, è chiaro che un giocatore in campo pensa giustamente solo a quello che sta facendo in quel momento, può avere il retro pensieri. Detto questo però, Palumbo e soprattutto Falletti sono diffidati, e poi c'è il derby. Questo può creare un condizionamento oppure no? Allora, se io dovessi pensare al discorso diffidati e al discorso derby, li dovrei lasciare a casa, perché mettiamo caso decido di non farli giocare, e a partire in corsa mi servono. Possono essere ammoniti anche in 10 minuti, 20 minuti. C'è gente che viene ammonita dopo un minuto. Dopo un minuto. Io non devo pensare a quello, io devo pensare a andare a vincere la Spezia, perché il nostro obiettivo deve essere quello e mettere in campo la migliore formazione, sperando che non ci saranno cartellini, ammonizioni. Però se oggi penso ai diffidati, in situazione derby, è normale che... Non mando un messaggio giusto alla squadra, all'ambiente, cioè devo pensare partita per partita. Il nostro obiettivo oggi è Spezia, abbiamo dei diffidati, speriamo che non ci sia ammonizione, se ci sarà una ammonizione giocherà un altro, cioè non possiamo fare diversamente. Mister, tirando le somme, abbiamo capito che la formazione non la dà in anticipo, ma non ci siamo abituati da anni a questo discorso, quindi però qualche indicazione, ballottaggio, un po' la stessa domanda che l'ho fatto prima della partita con Cittadella. Lei forse già dubbi non ne ha, forse già pronta, deduco, però qualche indicazione ce la può dare. Di Achille Rossi, per esempio, abbiamo per scontato che iniziava la partita. Vabbè, allora,
Per quanto riguarda il discorso formazione, ma non perché ho mancanza di rispetto nei vostri confronti, perché comunque fate il vostro lavoro ed è giusto avere più notizie possibili, e perché non la sanno neanche loro, non sarebbe corretto. Sì, detto, infatti, c'è questo atteggiamento, dai, non sarebbe corretto che cioè, la sanno prima i giornalisti che i giocatori, non sarebbe assolutamente corretto. È normale che io qualche dubbio ce l'ho, non è detto che Rossi non parta titolare, e non è detto che Acquafresca non parta titolare, perché sulla domanda all'inizio del suo collega io ho detto che sono al 70%. È una buona percentuale. È una buona percentuale. Devo decidere se possono o non possono. Ma questa è una decisione mia che sicuramente la notte, come ho detto la scorsa settimana, porta consigli, perché ci sono delle notti che si dorme anche poco e si pensa tanto. Anche su Diakité? Anche su Diaki, che ho parlato spesso. Noi abbiamo bisogno di Diakité, abbiamo bisogno di un giocatore come Diakité, perché fisicamente è un giocatore forte, perché è un giocatore esperto, perché è un giocatore mentalizzato, un giocatore ci stiamo lavorando, augurandoci che la prossima settimana sia al top, perché è un giocatore che è di grande affidabilità per quanto riguarda la nostra situazione. Quando possiamo fare visto in settimana si è chiuso il mercato, ci fa un breve bilancio, giudizio di quello che è stato questa campagna di rafforzamento? Ma abbiamo preso giocatori importanti, perché comunque i giocatori che abbiamo preso sono giocatori importanti che vengono anche da categorie importanti e da un percorso importante. Dobbiamo solo metterli in condizioni fisicamente, mentalmente, di darci una grossa mano, e quello lo sanno. Però sono molto contento sui ragazzi che sono arrivati, anche se io spero sempre che poi col tempo il mercato invernale non dura un mese ma 10 giorni, perché magari siamo tutti più contenti, ecco. Un'altra cosa, esternamente quello che a noi ci pare di cogliere un po', andando poi a cercare un po' il solito pelo dell'uovo, è qualche carenzina ancora, ma manca un po', è mancato forse una mezz'ala mancina, e pare manchi praticamente un altro esterno destro di difesa, un altro terzino destro. È così visto da fuori, vista da dentro invece com'è? Il mercato è chiuso al 100% o al 99%? Visto da dentro sono contento dei giocatori che ho, e io devo cercare di mettere in condizione tutti, come ho detto prima, di esprimersi al massimo. Il mercato è sempre aperto, perché comunque ci sono giocatori svincolati, ma come è aperto per noi è aperto per tutti. Però io sui giocatori che ho in questo momento qui, io devo migliorare Petriccione, devo migliorare Di Noia, devo migliorare Defendi, devo migliorare Reyes, non posso pensare che questo è arrivato, l'altro no. Se no sbagliamo due volte, e invece noi dobbiamo cercare di far diventare una macchina perfetta questa squadra. Grazie. Bisogna avvisare la Gazzetta che l'allenatore è contento, visto che ha inspiegabilmente bocciato il mercato della Ternana. Cioè, nel senso, la stampa locale ha giudicato il mercato ottimo, positivo, eccellente, comunque molto sopra la sufficienza, no? La Gazzetta l'ha bocciato. E io cosa dovrei fare? Mi viene in mente questa considerazione, questa dissonanza, no? Come la Gazzetta dello Sport, vuole dire, un giornale autorevole. Come si spiega questo giudizio negativo che ha stupito noi tutti? Nella vita non tutti possono essere sempre contenti, ognuno di noi la pensa diversamente dall'altro, e l'importante da parte nostra è cercare di far capire, in questo caso qui alla Gazzetta dello Sport, che si sono sbagliati, pur essendo un giornale importante, autorevole. Sappiamo benissimo l'importanza che ha la Gazzetta dello Sport, ma noi anche lì dobbiamo pensare a noi e far sì che a fine campionato la Gazzetta dello Sport ci dia un ottimo voto, e facendogli capire che non sbaglia solo l'allenatore, il giocatore, la società, ma sbagliano tutti. Però questo dipende solo da noi, perché certo. Sennò ha ragione chi ha scritto una cosa come la Gazzetta dello Sport. Ok, grazie. Arrivederci. Bocca al lupo.